Ospedale di Melito di Porto Salvo, attenzione a quel muro, serve un grande cerotto. Il referente unico dell'ANCADIC, Vincenzo Crea, chiede un urgente intervento a tutela della incolumità pubblica. Per la verità anche noi ci eravamo più volte attivati, avevamo segnalato con i nostri servizi questo stato di degrado e questo stato di pericolo in cui versa la via adiacente all'ospedale di Melito di Porto Salvo, largo Tiberio Evoli, vicino al pronto soccorso a Melito di Porto Salvo. Ora scrive anche nella qualità di referente unico dell'ANCADIC, l'associazione che promuove il patrimonio paesaggistico e l'ambiente e la viabilità, è responsabile del comitato spontaneo Torrente Oliverio, Vincenzo Crea, per chiedere alle preposte istituzioni, sindaco di Melito compreso, di volere disporre un intervento urgente a tutela della pubblica incolumità minacciata dal rischio determinato dallo stato di degrado del muro di recinzione e di contenimento e dei sovrastanti pilastri in cemento armato lato mare dell'ospedale civile di Melito di Porto Salvo. Sul muro, dice Crea, sono evidenti i processi di infiltrazione dell'acqua del retrostante terreno e la parte di muro in cemento armato dove ricadono i pilastri, anch'essi in cemento armato, lato sud e lato nord dell'accesso al pronto soccorso largo Tiberio Evoli, presenta per tutta la sua lunghezza all'esterno e all'interno condizioni di degrado che ha portato all'espulsione del copriferro e alla corrosione dell'armatura metallica. In atto vi è un pericolo imminente per i passanti del sottostante marciapiede che potrebbero subire la caduta del copriferro distaccato dalla parete dei pilastri ma ancora in parte presente. Notevoli porzioni di cemento ammalorate, spigoli di pilastrini in parte già crollati, altri pronti a crollare. Tale struttura, prosegue ancora la nota dell'ANCADIC, si presenta in stato di abbandono e mai manutenuta, tant'è che consultando il portale Google Map si riscontra che nel mese di settembre 2010 già esisteva lo stato di degrado. Oltre al pericolo per i passanti, questa situazione di degrado, tra l'altro ricadente in una zona molto importante, è un brutto biglietto da visita per la bella cittadina di Melito di Porto Salvo. Trattandosi di provvedimenti da adottare per rimuovere situazioni di potenziali pericoli per l'incolumità pubblica, l'atto d'ufficio deve essere compiuto senza ritardo, quindi si ravvede la necessità di effettuare con urgenza un intervento tecnico per rimuovere le parti pericolanti e procedere ad interventi di consolidamento della struttura muraria. Bene, fin qui la nota di Vincenzo Crea dell'ANCADIC. Crea, responsabile unico di questa associazione, si rivolge a tutte le istituzioni con un grido d'allarme, insomma. Noi diciamo metteteci un cerotto a questo muro di cinta dell'ospedale che sta per cadere nel silenzio di tutti e di tutto. A Melito di Porto Salvo, insomma, come se non esistesse la politica, non ci sono le associazioni se non per chiedere sale pubbliche, fare convegni, tutti fanno cultura in questo paese, come se le immagini che vediamo alle nostre spalle siano diventate invece la vera cultura del nostro paese. Non esistono neppure i consiglieri comunali, maggioranza e opposizione, ma soprattutto non esiste il sindaco e non esistono i consiglieri di opposizione che nulla fanno, insomma, per segnalare o per costringere la maggioranza a interessarsi dei problemi del paese. Ed allora, nei giorni scorsi, sempre su segnalazione nostra e anche dell'ANCADIC di Crea, è stato sequestrato dalla Procura della Repubblica il ponte di Pilati. E poi c'è anche il problema del muro delle ferrovie che sta per cadere con tutti i treni, con il rischio che vadano a finire a mare
e dopo l'ordinanza emessa d'urgenza da parte del sindaco Meduri, che prevedeva addirittura paletti, rete metalliche, tipo un recinto per mettere, insomma, un zembolo, diciamo in dialetto, per mettere gli animali, le capre, poi dopo l'ordinanza neppure un zembolo è stato fatto. Qui invece si tratta del muro di cinta del glorioso ospedale Tiberio Evoli, ospedale che è stato annientato, prima c'era una forte vegetazione negli anni scorsi. Nel 2010, nelle immagini di Google che siamo andati a vedere, per vedere anche lo stato di manutenzione, ma noi avevamo già segnalato nel 2011, nel 2012, nel 2015, nel 2018, ed ora arriva Crea, per il quale dicevamo, intanto nelle immagini, come stiamo vedendo alle nostre spalle, c'era veramente, era bellissimo, c'erano questi alberi, questo verde, questo polmone all'interno del paese. Ecco, vedete, questo è Viale Garibaldi alle nostre spalle. Poi hanno deciso i cervelloni, insomma, di tagliare tutto. Qui intanto sta cadendo il muro di cinta, quanto prima, insomma, cade anche la statua del fondatore Tiberio Evoli, per lungo tempo lasciata in mezzo alle erbacce. Qui vediamo questo muro che cade giorno dopo giorno, con il rischio che cada addosso a qualche cittadina, a qualche passante o a qualche bambino addirittura, e succede, insomma, una tragedia. Guardate, un pezzo di questo di questi pilastri, insomma, di questo muro, se cade sulla testa di un bambino mentre passa, cosa può succedere? Dicevamo, qui non esistono i consiglieri, sono impegnati in tutt'altre faccende. Allora, noi, pur di essere antipatici a molti, continuiamo a segnalare, così come lo fa anche Crea dell'Ancadie, che noi non siamo disponibili a cambiare mestiere, però, visto l'interessamento di Crea, noi ci siamo già permessi di segnalare al sindaco, visto che non riesce a trovare un assessore né a merito di Porto Salvo né in tutta la provincia di Reggio di Calabria, in sostituzione appunto di Scrivo e prima di Marciano, potrebbe, insomma, eventualmente designare o comunque proporre a Vincenzo Crea, che è un uomo di una certa età, molto attento, molto interessato ai problemi del paese o della città, almeno era una volta città di merito di Porto Salvo, e non solo, di proporlo e nominarlo assessore ai problemi del paese. Un paese oramai nel quale non si capisce più nulla, un paese soltanto attraversato il largo e il lungo da un degrado costante, per il quale, dicevamo, tutti stanno in silenzio. I cittadini si lamentano, ma non hanno poi il coraggio di parlare davanti a una telecamera, e questo la dice lunga anche sul clima che si vive in questo paese. Nessuno, insomma, vuole ledere sua maestà, insomma, sembrerebbe. Pensate, i bambini delle scuole elementari Arione Marina fino a questa mattina sono stati al freddo e al gelo. Il comune aveva promesso l'installazione di condizionatori, insomma, per riscaldare le aule, e fino a questa mattina nessuno aveva provveduto. Oggi abbiamo visto, siamo andati sul posto e c'erano gli operai per l'installazione di questi benedetti appunto condizionatori d'aria per riscaldare le aure a questi bambini. Eppure molti genitori ci hanno telefonato, molti cittadini hanno protestato, ma hanno protestato con noi. Nessuno va a protestare al comune. Quando gli chiediamo di parlare davanti a una telecamera, tutti dicono no, io preferirei però non rimanere così, rimanere in incognito. Bene, fino a quando i cittadini non riusciranno a capire che i diritti sono diritti e che i doveri sono doveri, purtroppo non ci sarà nulla di buono. Noi non a caso abbiamo voluto
così mettere questo cerotto che vedete alle nostre spalle che sta scorrendo sul video, e con questo cerotto vogliamo chiedere intanto all'ASP di Reggio di Calabria il benvenuto al nuovo commissario che si è insediato per il piano di rientro in questi giorni. Vogliamo chiedere al commissario di provvedere immediatamente a mettere un cerotto all'ospedale di merito di Porto Salvo, partendo da questo muro di cinta che sta per cadere, come tutto l'ospedale sta per cadere, o meglio, l'ospedale sta per chiudere mentre sta per morire, mentre il muro sta per cadere, e tutti, nessuno vede, nessuno sente, insomma sembra che merito sia fatto solo da scimmiette sorde, mute, che non parlano, che non vedono, cieche. Noi ci auguriamo che a qualcuno venga la vista, che a qualcuno venga l'udito, che a qualcuno venga la parola. Magari li portiamo alla Madonna della Montagna, una volta quando qualcuno non parlava o aveva qualche problema, lo si portava così al santuario della Madonna di Polsi, e lì forse riusciva ad avere così ad ottenere il miracolo da parte della Madonna della Montagna cosiddetta. Qui siamo al mare e potremmo anche però andare alla Madonna di Porto Salvo, insomma, sempre che si riesca a passare nel sottopasso, perché anche lì quando piove tra fogne e acqua non si riesce neppure a raggiungere il santuario. Bene, noi per questa sera vi lasciamo con questo cerotto, annunciandovi che da oggi inizieremo una serie di editoriali che non a caso denomineremo, appunto titoleremo mettici un cerotto ed evita le pillole ed anche le supposte. Lo faremo quotidianamente segnalando i problemi del nostro territorio, che sono tanti, che sono troppi, che sono oramai insopportabili. Doverosamente non possiamo comunque non ringraziare il referente unico dell'ANCADIC, Vincenzo Crea, che è l'unico, insomma, che vede e che sente, pur non essendo un cittadino meritese. Crea abita in quel di Lazzaro, nel comune di Motta San Giovanni, eppure lo vediamo spesso sul merito di Porto Salvo a segnalare gli stessi problemi che noi da tempo segnaliamo. Almeno abbiamo un'altra voce che ci aiuta così a quantomeno a stimolare l'amministrazione comunale a fare meglio. Insomma, noi non riusciamo a comprendere, ieri abbiamo anche postato un'immagine con la loro coscienza alle spalle, cioè l'immagine non era quella di Gesù Cristo che gli diceva alzatevi, camminate, andate tutti a casa, ma voleva significare la coscienza di questi amministratori. Probabilmente non hanno una coscienza, perché chi ha una coscienza non si comporta così. Buona giornata per ora, arrivederci.